Ci siamo? Chi manca? Qualcuno? Non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 236 favorevoli, 72 contrari. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Chiederei al rappresentante del governo di esprimere i pareri. Parola al rappresentante del governo. Rappresentante del... Ecco. Se vuole glieli chiamo io e lei mi dà il parere. Perfetto. Sì, va bene. 1. Fontana Gregorio. Parere contrario perché... Colleghi, no, però colleghi, questa cosa non è accettabile, per favore. Facciamo parlare il governo. Prego. Sembrerebbe, diciamo, non legittimo il fatto di stabilire per questi la tracciabilità delle operazioni rispetto ad altri soggetti di natura privata. Al massimo può essere accolto come raccomandazione. Quindi è raccomandazione, accolta Sì, come sì. raccomandazione. Va bene. 2 Carrescia Carrescia. accolto come raccomandazione. 3 Agostini Roberta. Agostini Roberta, metterei una riformulazione a valutare l'opportunità di... Quindi favorevole con riformulazione. Sì. 4 Marazziti. Marazziti, farei una riformulazione. Nel senso di a valutare l'opportunità in fase di predisposizione dello statuto e negli indirizzi di prevedere che una quota congrua delle risorse raccolte dalla fondazione sociale, non in modo prevalente da fondazioni di erogazione, venga destinata a progetti eccetera eccetera. 5 Rondini. Scusi, Ah. nel secondo impegno Sì, mi non si dica tratta pure. di decreti attuativi, ma in sede di statuto, perché essendo un articolo immediatamente applicativo non ci sono decreti attuativi. Sì, Sono correzione 5 formale. Rondini. Metterei una correzione, una riformulazione con a valutare l'opportunità di eventuali modifiche dei criteri per l'assegnazione alle cooperative sociali della gestione dell'accoglienza degli extracomunitari. Punto. La ringrazio, favorevole con riformulazione. 6 all'Asia. All'Asia favorevole, tra l'altro lo stiamo già facendo con un progetto Ministero del Lavoro e Ministero Va bene, dell'Educazione. 7 a Taguile. Non riesco a capirne il contenuto, cioè non mi sembra estraneo, diciamo, all'oggetto di questo provvedimento, quindi contrario. 8 Borghesi. Borghesi. Direi che è una materia che non si può normare per legge, contrario. 9 Caparini. Caparini, prenderei una riformulazione fino a premialità dei buoni comportamenti sociali, punto. Quindi favorevole con riformulazione. Sì. 10 Giorgetti, Giancarlo. Giorgetti favorevole. 11 Grimoldi. Grimoldi. Favorevole. 12 Invernizzi. 12 Invernizzi, contrario perché non mi sembra materia attinente all'oggetto del provvedimento. Chiaro. 13 Pini Gianluca. 14 Raccomandazione. Marzano. Allora, metterei a valutare l'opportunità di, anche ci sono altri due ordini del giorno simili. In quanto le materie che sono qui indicate, i settori che sono qui indicati sono condivisi, ma avendo noi fatto una norma più di carattere generale, lo accolgo con questa riformulazione. 15 Rossi Paolo. Rossi Paolo favorevole. 16 Romani, Romanini. 17 Favorevole. Prina. 18 Riformulazione a valutare l'opportunità di. Maestri. Maestri, favorevole, però toglierei la parola forfettari. Quindi riformulato. Sì. 19 Mattarelli. Mattarelli, contrario, 20 perché si tratta di un fondo di carattere nazionale che non si vede perché debbano essere chiamati in causa le regioni. Zanin. 21 Raccomandazione. Toninelli. Toninelli, 21, contrario, 22 Grillo. contrario, 23 Mantero. contrario, 24 Di Vita. 25 contrario, Giordano Silvia. 26 contrario, Lorefice. un attimo,
Contrario. 27 Colonnese. Contrario. 28 Cecconi. 28 Cecconi. Un attimo, che lo prendo. Questo lo accoglierei con una riformulazione, con a valutare l'opportunità di, arrivando fino alla quarta riga, prevenzione della corruzione, punto. Bene, favorevole con riformulazione. Sì. 29 Baroni. 29 Baroni. E lo accoglierei con una riformulazione, a valutare l'opportunità di, e mi fermerei di patrimoni e risorse, seconda riga. 30 Marcon. Marcon. Farei una riformulazione che c'è in un altro anche emendamento del tutto simile, se non quasi identico, che magari leggo successivamente. Quindi rinvia il parere oppure mi dice che è favorevole con riformulazione e mi legge un attimo? Sì, ce l'ho dopo, viene dopo. Come vuole lei, se no lo accantoniamo un attimo, andiamo avanti. Lo accantoniamo. 31, Nicchi. A valutare l'opportunità di riformulazione e togliere, diciamo, l'ultima riga, anche perché nel codice degli appalti già è stato fatto. 32 Gregori. Gregori, raccomandazione. 33 Ricciatti. Ricciardi, cambierei la prima parte, anziché garantire misure di vantaggio, a considerare con attenzione. Quindi favorevole con riformulazione. Sì. 34 Paglia. A valutare l'opportunità di, è come quello che abbiamo già visto prima, inserisce due nuovi settori. Va bene. 35 Palazzotto. Palazzotto, contrario. 36 Taricco. Favorevole. 37 Ghebard. Raccomandazione, perché già il testo della legge richiama le regioni e le province autonome, quindi... 38 Capone. Per Capone una riformulazione con a valutare l'opportunità di garantire continuità e stabilità, nonché innovazione e riforma dell'azione dei CSV, anche con una programmazione certa delle risorse. 39 Beni. Favorevole. Favorevole. 40 Piazzoni. Piazzoni, raccomandazione, fermandoci a legge 26691. Quindi accolto come raccomandazione, se riformulato. 41 Coccia. 41 Coccia come raccomandazione, anche perché c'è un provvedimento in corso di discussione qui alla Camera, quindi... 42 Beccattini. Beccattini, favorevole. 43 Miotto. Miotto pone un problema condivisibile, riformulerei il dispositivo con impegna il governo nella predisposizione dello statuto, che nella predisposizione dello statuto siano previste adeguate modalità di vigilanza e controllo sull'operato della fondazione, nonché nel reclutamento del personale, punto. 44 Binetti. Favorevole. Abbiamo finito. Allora, c'era solo quello lì che abbiamo accantonato, il 30 Marcon. Ah, ecco la, che mi dice? Lo riformulerei nello stesso senso del Capone, cioè l'impegna sarebbe la stessa. Quindi del 38. Del abbiamo 38 la stessa Capone. Riformulazione del 38 applicata al 30. Sì. Va bene, grazie. Allora. 1. Fontana Gregorio, accolto come raccomandazione, va bene? Sì. 2. Carrescia, accolto come raccomandazione? Sì. 3. Agostini Roberta, favorevole con riformulazione, accetta la riformulazione. 4. Marazziti, favorevole con riformulazione. Prego, Presidente Marazziti. Accetto la riformulazione sottolineando che c'è una necessità di evitare che la Fondazione Italia Sociale possa raccogliere risorse concorrenti a quelle a cui già attingono i soggetti del terzo settore. Pertanto sicuramente accolgo questa riformulazione, ma siccome parliamo di decreti attuativi, penso che il governo debba mettere in mano in maniera precisa questo tema. Grazie. Grazie. 5 Rondini, favorevole con riformulazione. Si accetta la riformulazione? Sì. Numero 6 Allasia, favorevole, andiamo avanti.
Penso di sì. 7, Attaguile, parere contrario, si chiede di metterlo in votazione.